Buonasera da Sarocco di Capodimonte, Mundialito, sesta edizione, ottava giornata, Baku battono 5-4 il Torpedo Ciaugo, ma a sorpresa questa sera abbiamo i due migliori in campo, non del Baku, ma del Torpedo Ciaugo. Uno Davide Fregante, consegniamo la medaglia. Grande Davide. L'altro Andrea Vitabile, consegniamo la seconda medaglia. Grazie. Partiamo dal portiere Fregante, Davide. Una prestazione davvero ottima, forse la mia partita che avevo fatto fino adesso. Sì, avete messo di fronte Baku, e fino alla fine stavate anche ritrovando il pareggio. Abbiamo cambiato modulo, abbiamo giocato con un 2-2 e abbiamo fatto un po' come Sarri, quando ha cambiato modulo dal 4-3-1-2 al 4-3-3, che a Sarri sono arrivati i risultati, a noi quest'oggi non sono arrivati i risultati, però la prestazione è più che soddisfacente. Ecco, abbiamo giocato molto bene, abbiamo ha messo paura sicuramente al Baku, che è una signora squadra con delle individualità di uno spessore altissimo. Siamo soddisfatti, veramente oggi è stata un'ottima prestazione, veramente c'è poco da recriminare, poco da dire, perché abbiamo giocato veramente bene. Davvero 10 passi in avanti rispetto al passato, un sì. 5-4 che va anche un po' costretto per la prestazione che avete fatto. Sì, sì, sicuramente passi in avanti sul piano del gioco, però più di questo forse non potevamo chiedere. Siamo una squadra, conosciamo benissimo il nostro potenziale, sappiamo quello che valiamo, e oggi abbiamo dato molto di più di quello che valiamo. Speriamo di continuare, perché cambiando modulo abbiamo visto che abbiamo giocato veramente bene con una Vitabile in grande forma. Poi col ritorno di Albino, che oggi non io non, direi non di farlo fuori Albino dopo questa prestazione. Non ci scordiamo di Albino. oggi anche vorrei fare i complimenti proprio a tutta la squadra. Pasquarino, sì, il capitano, ha giocato benissimo, Parrella, Marcello ha giocato benissimo, Rosario, idem, Gianni, veramente grande prestazione da parte di tutti. Va bene Davide, devo fare tu una dedica personale? Ma no, non mi abbasso a fare queste dediche. La dedico alla squadra. Non facciamo quelle cose, la dedico alla mia fidanzata, alla mammina magari. No, alla squadra. Okay. Complimenti a tutti, veramente. Passiamo la palla a Andrea. Andrea, senti, Davide, rimani qua con noi. Okay. Andrea, prestazione, come diceva Davide, davvero buonissima. Questo cambio modulo dal 3-1 al 2-2 e soprattutto un cambio culo tuo, che hai giocato un po' più avanti, si sono visti i risultati anche da parte tua personalmente. No, sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, vorrei soffermarmi su questa perché onestamente sono veramente sorpreso, perché non immaginavo che un piccolo cambio di questo cioè portata minima abbia sortito questi effetti incredibili. E poi diciamo sono anche un po' rinfrancato, perché dopo la sconfitta della settimana scorsa con Fenerbahce, che secondo me era una squadra diciamo alla nostra portata, un po' ero deluso, però oggi veramente sono fiero di tutti. Abbiamo giocato molto molto bene e alla fine addirittura la prima della classe, seppur rimaneggiata, ha avuto paura, cioè non vedeva l'ora che finiva la partita, e per questo è motivo d'orgoglio per noi che viviamo questo torneo come una bella esperienza da condividere. E quindi queste sono piccole gioie che noi ci porteremo per sempre. Anche senti, Andrea, il capitano questa sera l'abbiamo visto un po' anche in clima proprio partita rispetto alle altre volte, non solo incitava ma voleva proprio fare il colpaccio. Sì, è stato un capitano, un leader in campo oggi, abbiamo avuto un leader, perché oltre ad essere il capitano, oltre alla fascia, è stato un leader, perché ci ha spronati fino alla fine, ci ha rimproverato giustamente, però non ci ha mai demoralizzato, neanche nei momenti peggiori di questa esperienza. Però noi da oggi in poi secondo me possiamo crescere. Inizia un nuovo campionato per noi sicuramente. Sicuramente questa prestazione potete dire la vostra fino alla fine, divertirvi ancora di più. Diciamo che noi facciamo la corsa soprattutto su Sarri Boys, Fenerbahce e al massimo Napoli, perché poi è anche vero che le prime tre, forse il Boca Junior, però le altre due, Nocella e Baku, che oggi comunque era rimaneggiato, sono altro categoria secondo me, però comunque ci divertiremo. Va bene, devo fare una dedica speciale al gruppo. Al gruppo, perché è un gruppo fantastico e secondo me come gruppo siamo i primi in classifica per distacco. Complimenti ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.